che stiamo vivendo, ancora una volta viene in ballo mediaticamente il dibattito politico su vicende che non interessano la città. Siamo sempre alla punta dei numeri, chi ha la maggioranza, chi entra, chi esce, chi passa con il sindaco, chi no, mentre la città vive problemi reali, gravi. Non ultimo, avrete seguito tutti, quello dell'emergenza ambientale legato al sito di stoccaggio e quindi alla vicenda della Helios. Abbiamo anche intenzione di lanciare una grande campagna referendaria per quanto riguarda il referendum di ottobre, convinti come siamo in gran parte del partito che questa sia davvero la possibilità di dare una svolta epocale a quello che è il nostro sistema. Se perdiamo questa occasione, perdiamo davvero l'occasione per rendere più semplice, più moderno e più europeo il sistema legislativo e sburocratizzare un iter di approvazione delle leggi che è davvero farraginoso e poco confacente ai ritmi veloci a cui va la società moderna. Quindi lanceremo anche questa campagna referendaria e stiamo pensando anche di fare un'iniziativa che ritorni alla festa dell'unità, che abbia un grande carattere popolare, che affronti il tema del referendum, che è un tema di natura nazionale, ma anche temi di politica locale. I fatti di ieri però apparsi sui giornali ci impongono anche una riflessione più alta su quanto emerge. Noi non vogliamo entrare, e questo ci tengo in maniera forte a ribadirlo, in quelle che sono le vicende tecniche giudiziarie, perché molto spesso dall'altra parte veniamo attaccati di non essere garantisti, che in Italia ci sono 3 gradi di giudizio e che occorrono sentenze passate in giudicato. Molti di noi sono avvocati, quindi sappiamo bene qual è il sistema che vige in Italia e siamo convintamente garantisti. Noi poniamo però un problema di ordine politico. Al di là del rigetto che il GIP ha fatto delle misure di custodia cautelare, diciamo che il PM ha inoltrato per gravi fatti di Camorra, e quindi senza addentrarci nel discorso squisitamente tecnico di avvicendamento delle leggi del tempo di Favorrei, il quadro che ci restituiscono quelle indagini, almeno dalla lettura di quel provvedimento, è un quadro che pone un problema serio e grave di agibilità politica e democratica di questo Consiglio Comunale. Di fronte a tutto quanto emerge, insomma, dalla lettura di quegli atti, noi non possiamo rimanere silenti e non possiamo non invocare ancora una volta le dimissioni del sindaco per ragioni di opportunità politica e democratica, perché noi battiamo molto su quello che è il fallimento amministrativo di questa amministrazione. Citiamo più volte quali sono i casi più rappresentativi ed emblematici di questo fallimento: le macerie del polo scolastico, l'emergenza ambientale, la rete fognaria che comunque non decolle, il problema della sanità, il problema sicurezza, il problema urbanistico. Abbiamo un buco ancora bloccato in provincia con tante aspettative attese da parte della città, da parte degli addetti ai lavori, che sono disattese. Quindi noi puntiamo molto su quel fallimento amministrativo che già di per sé è motivo forte di dimissioni di un sindaco che prende atto di non essere riuscito a dare seguito a quello che era il programma elettorale. Ovviamente a quel fallimento si aggiunge un problema di natura, ripeto, democratica di questa amministrazione, che a maggior ragione richiederebbe, per ragioni forti di opportunità politica, le dimissioni del primo cittadino. Noi rispetto a questo che stiamo invocando da tempo, anche al fine di scongiurare uno scioglimento del Consiglio Comunale che a noi appare sempre più vicino e concreto, alla luce delle indagini che si allargano, dei nomi nuovi che si aggiungono, perché oltre ai nomi classici del sindaco, della moglie, dello staffista, della segretaria comunale, del fratello del sindaco, si aggiungono anche nomi che stanno nel Consiglio Comunale o che sono membri di partecipate del Comune. Di fronte a tutto questo noi non possiamo chiudere gli occhi, ed è la ragione per la quale noi invitiamo anche il prefetto a valutare se ci sono le condizioni per adottare provvedimenti di sospensione, perché non ci dimentichiamo che a breve è stato convocato un consiglio comunale anche sugli equilibri di bilancio e su altre tematiche, e noi ci chiediamo in che modo noi andremo a sedere in quel consiglio comunale, visto che si pone un problema proprio di agibilità politica di quel consiglio, con tanti nomi che fanno parte di quel consiglio, sia della dirigenza che con funzioni politiche, che siedono e determinano il futuro della città, perché da quanto emerge pare che sia evidente che questa amministrazione, non dal 2013 ma addirittura dal 2008, stia gestendo la cosa pubblica e quindi
elaborato un'azione amministrativa con l'appoggio di membri insomma, di clan camorristici, con i quali ci sarebbe stato uno scambio, ci sarebbe stato il condizionale d'obbligo, ma il dubbio basta in politica, soprattutto quando è forte e fondato, come in questo caso, fondato appunto non soltanto su un appoggio in termini di voti, ma proprio nella gestione degli appalti, delle assunzioni, e quindi si tratta di un'azione amministrativa fortemente condizionata insomma, dalla malavita, rispetto alla quale la città va liberata. Se ci sono domande, altrimenti faccio intervenire magari il consigliere Abruzzo e gli altri consiglieri. Quando dite per scongiurare lo scioglimento del consiglio comunale? Noi lo stiamo chiedendo da tempo, le dimissioni del sindaco. Temiamo che siamo arrivati troppo avanti. Noi lo stiamo chiedendo da tempi non sospetti. Quando lo abbiamo chiesto, noi volevamo evitare lo scioglimento del consiglio comunale. Magari si era ancora in tempo. Temiamo che adesso sia tardi, ma è comunque un atto di responsabilità politica che secondo me, secondo noi, un primo cittadino deve fare rispetto alla città. La dimissione comunque non è l'idea per lo scioglimento. No, la dimissione sarebbe il punto di inizio della cosiddetta normalizzazione della città. Un clima che non è normale, cioè non siamo messi in questa città, da Roma e tanto, in questa città per stare con anche da quello che si legge regionale, forse si chiama anche delle sottili minacce, insomma, non troppo late. Inizierebbe con le missioni di Alberto, ovviamente. Volevo anche aggiungere solo un'altra cosa che mi sfuggiva, anche rispetto alla vicenda di Scafari Solidale che ha tenuto il palco insomma le settimane scorse sui giornali. Quella è una vicenda per la quale noi rimaniamo basiti rispetto ai voltafaccia di questa amministrazione, che a seconda di insomma di una questione di comodo cambi completamente lo stato delle cose. Scafari Solidale è un'istituzione con un suo direttore, con un suo CDA remunerato, che fa atti di gestione, che ha un codice fiscale diverso da quello del comune, ultimamente diventa un settore del comune. Noi rispetto a questo, sempre a difesa della legalità e della trasparenza, abbiamo già preparato una risposta alla Corte dei Conti perché faccia verifiche e controlli, perché la risposta scritta che noi abbiamo avuto anche a seguito insomma, dell'interrogazione fatta non ci lascia per nulla soddisfatti rispetto diciamo, al fondamento di quella risposta. È uno dei modi tipici che ci dà appunto il corso di come viene gestita la cosa pubblica a Scafati come fosse affare di famiglia. Fuori da Scafati io addirittura sento dire qualcuno: voi siete la Repubblica di Scafati, come se Scafati fosse un mondo a sé che soggiace a regole completamente diverse da quelle che sia Repubblica. Che è già Repubblica, però quelle che io cito testualmente, che è già Repubblica, insomma. Perché ormai si è incancrenito un sistema che contraddice insomma tutte le regole, a partire da quelle che sono del TUEL, a tutte quelle che sono appunto i criteri di rigore, di rispetto delle norme che dovrebbero essere diciamo il faro che dovrebbe indirizzare l'azione amministrativa. Tu dopo diversi mesi che avevamo una nota alla commissione ambiente, alla lista di ambiente, quando ricordavo questi eurocombattatori che si dirigevano con un po' di arrecati, mi fa piacere che è importantissimo che sia scritto una lettera anche dopo un'altra nota successiva, insomma, per ora c'è la lettera del Presidente del Consiglio, per dire che c'è la commissione, c'è la commissione. Peccato che in questi mesi, in commissione Marco, si è inserito in commissione urbanistica ambiente, che non sono delle risposte che fuggivano alla domanda, cioè si scrive tutto e niente. Noi abbiamo chiesto di sapere, loro ci hanno rigettato la domanda, guardato la domanda, dicendo indicate addirittura dal punto di vista catastale, foglio, particella, soppartello, ma le risposte che rimangono sono sicuro che cosa, anche di un clima che a livello del comune è pesante. All'Invertital ha fatto in questi mesi purtroppo ha ucciso la politica, la politica è una cosa che l'arte di tutti chi smette di ragionare su un problema che dentro l'altro magari non c'è più di me, magari sono un servitore, ma è così,
riguardo la prima, una volta da una professione e l'altra da qualcun altro. Bisogna fare quando la pena in maniera diversa, e non diventi impestato per i cartucci o di cose dette e non dette a livello di consiglio di una ragazza che si sembra una diversa di città. Il sindaco di nostra fascia che diceva che di una di consiglio comunale rappresenta lo Stato. E noi la parola Stato, fin dalle scuole elementari, ci hanno insegnato la parola Stato con la lettera maiuscola, quindi la parola importante, non è il rispetto. Invece, sia le istituzioni che la politica sono state completamente distrutte, insomma, in questa città. Noi vorremmo parlare soltanto ed esclusivamente di politica, ma siamo costretti a parlare di politica degenerata a seguito delle indagini e degli accertamenti giudiziari che sono stati fatti, che seppur in una fase preliminare e prodromica, ci impongono di fare delle valutazioni. E noi stiamo dicendo da mesi, da anni, si tratta di un dato giudiziario che è emerso, consegna alla città uno scenario politico inquietante e rispetto alla qualcosa, a prescindere dalla richiesta di misure coercitive nei confronti del sindaco e di altri soggetti, rispetto alla qualcosa, lo ripeto, lo sottolineo come ha fatto giustamente la segretaria, siamo garantisti, non possiamo esimerci da fare delle valutazioni politiche, perché noi sediamo in consiglio comunale. Noi dovremmo parlare dei problemi della città che attanagliano la città e siamo costretti da mesi e da anni ad assistere ad una reiterazione continuo in consiglio comunale ad attacchi a personalismi beceri che nulla hanno a che vedere con la politica. Ma il motivo qual è? Di togliere l'attenzione dei cittadini e della città dai veri problemi, dal PUC bloccato, tanto sponsorizzato e tanto pubblicizzato, bloccato dalla provincia per motivi formali e sostanziali, da un piano di insediamento produttivi mai partito, da una rete fognaria mai partita, da un polo scolastico sequestrato e bloccato, e stiamo parlando di un'opera di decine di migliaia di euro, da una reindustrializzazione dell'ex Copmes che si è rivelata in una mera consegna di 6, di 3, 4, 5 capannoni rispetto ad una opera fantastica e fantasiosa di 130.000 metri quadrati, stiamo parlando di 8 anni di attività. E rispetto a questa cosa voglio dire, per sottolineare che noi ci occupiamo di politica, che nei giorni scorsi abbiamo protocollato un'interrogazione e risposta scritta per capire perché gli ex operai Alcatel, MPV, Copmes non sono stati ricollocati a lavoro. Ci sono degli accordi istituzionali che risalgono al 2007, al 2009, confermati nel 2014, che prevedevano una ricollocazione degli ex operai Copmes e anche il Carma. Ora hanno fatto perdere la mobilità a questi operai perché hanno detto sì, adesso parte la Copmes e voi siete assunti. I primi capannoni sono stati consegnati, ma sono 2 anni che queste persone attendono una ricollocazione che non è avvenuta. Allora noi su questi temi vorremmo delle risposte, come sulla questione dell'inquinamento ambientale, della Helios, che approfondirà Michele poi dopo, avendo curato anche nell'ultima fase una interrogazione consigliare. E invece siamo costretti a parlare di voti inquinati, siamo costretti a parlare di accordi preelettorali, di accordi elettorali. Ma noi nel ottobre del 2015 noi abbiamo parlato alla città e abbiamo detto alla città
come stanno le cose. Abbiamo manifestato in un documento pubblico sulle mura di questa città qual era la nostra posizione. La nostra posizione è fallimento politico suggellato dalle inchieste giudiziarie, per tale motivo dimissioni del sindaco. Se ci avesse ascoltato il sindaco, probabilmente non sarebbe venuta la commissione di accesso, probabilmente il comune non sarà sciolto, probabilmente la città di Scafati non subirebbe l'onta di un disonore dello scioglimento per infiltrazione. Confermato dai dati dell'altro ieri, dai dati recenti, noi sicuramente non abbiamo preso caffè con Camonese, noi sicuramente non abbiamo, e non siamo costretti a tagliarci le braccia, perché siamo stati chiari dal primo momento. Quindi l'invito nostro è ancora con più forza, con più vigore: dimissioni, 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 per un atto di dignità e di responsabilità. Ed è chiaro che, avendo un consiglio comunale convocato per il 27, abbiamo delle preoccupazioni, dei timori, per il quadro che ci è stato offerto. E ti dobbiamo svolgere l'azione amministrativa con agibilità politica, e non possiamo pensare di essere condizionati nell'andare in consiglio comunale. Per tal motivo, ovviamente, valuteremo l'iniziativa anche mediante la richiesta di audizione del prefetto, e se è il caso di recarci o meno in consiglio comunale. Grazie. Molto velocemente, anche perché Michelangelo, Margherita e Marco sono stati esaustivi, e condivido tutto quello che hanno detto. Noi ci troviamo rispetto a uno dei passaggi più delicati della nostra città, delicati per i disastri amministrativi, delicati per quello che sta accadendo, delicati per l'incapacità amministrativa, politica e umana di chi ha l'onore di indossare la fascia tricolore, di affrontare una delle crisi più difficili della nostra comunità. Il disastro amministrativo è dinanzi agli occhi di tutti, c'è quello che raccontava Michelangelo, quello che riferiva Marco. Noi abbiamo passato gli ultimi anni a discutere di vicende surreali, decadenza sì, decadenza no, le inchieste. Io ho perso il conto di quante rimodulazioni finte di giunta sono state fatte, la giravolta dei nomi delle società partecipate, insomma, le firme da notare. Ovviamente nulla di questo interessa alla vita concreta e reale dei cittadini. E per quanto riguarda la vita concreta e reale dei cittadini, nel mentre chi governava era interessato a questa, come dire, roba di politicismo, nessuno prestava attenzione alle cose più importanti, alle cose meno, come dire, anche meno visibili ma altrettanto importanti. Avevamo stanziato 10 milioni di euro per il polo scolastico, al suo posto c'è un buco, 10 milioni di euro annunciati in pompa magna. Il buco credo ci sia costato più in 6x3 che della possibilità di creare sviluppo in città. E poi ci sono tante altre piccole cose. Esempi: il governo Renzi stanzia 480 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Se andate sul sito del governo, ce ne vengono centinaia di comuni d'Italia che hanno ottenuto finanziamenti lasciati per rimettere a posto gli edifici nella propria città. Non risulta il comune di Scafati. Abbiamo protocollato un'interrogazione per chiedere: ma li avete chiesti? Perché non li avete chiesti? E se li avete chiesti, perché siete probabilmente l'unico comune d'Italia che non li ha ricevuti? Non abbiamo ricevuto risposta. Interrogazione in forma scritta, che noi possiamo fare perché sì, pensiamo che verba ora scritta, ma non c'è risposta. Né l'assessore a Camera, né il sindaco, né la segretaria generale rispondono. A luglio scorso, con una delibera, si bloccano gli sgomberi delle occupazioni abusive delle case. Abbiamo fatto 3 interrogazioni per chiedere perché si sono bloccati gli sgomberi delle occupazioni abusive delle case, colpendo i cittadini più deboli, sia quelli che sono in graduatoria, sia quelli che hanno fatto la sanatoria regionale, con 3 interrogazioni. Poi
non abbiamo risposte. Abbiamo fatto due interrogazioni sulla vicenda di Scafati Solidale. È un'istituzione o un settore? E non è una vicenda di Lana Caprina. Non è una vicenda di Lana Caprina, non è una vicenda di formalismo. Quello è lo strumento che il Comune usa per erogare risorse verso i più deboli. Dovrebbe essere il massimo luogo di trasparenza, perché parliamo della politica che ha contatto con il bisogno. E su questo riceviamo una risposta surreale in cui noi chiediamo al sindaco e alla segretaria generale se De Lorenzi ha ricevuto una nomina legittima, perché il MEF ci aveva segnalato che si era andati oltre le nomine da poter effettuare con l'ex 110, e risponde lo stesso De Lorenzi. È un po' come dire, diciamo, chiedere il famoso detto, l'acqua io se l'acqua è ovviamente fresca. E De Lorenzi ci risponde che sì, è vero che esiste un CDA, ma che a Scafati il CDA di un settore, che è una cosa che crediamo esista solo nella nostra Repubblica, è un titolo di rappresentanza onorifica. Cioè noi paghiamo delle persone in un CDA di un settore del comune per rappresentare in maniera onorifica la città. Su questo, lo diceva Margherita, abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti. E potremmo continuare purtroppo all'infinito per la nostra città. C'è un'emergenza sanitaria con blatte, visce nel fiume e zanzare, e dobbiamo sollecitare noi ratti, dobbiamo sollecitare noi dall'opposizione la disinfestazione e la delattizzazione. Anche in questo caso con due interrogazioni. Con due interrogazioni. E il Comune si dimentica il ratti. Come si dimentica? Come si dimentica di effettuare la disinfestazione e la delattizzazione? Ora finisco perché l'elenco potrebbe essere infinito. Come sanno Michelangelo e Marco, perché l'hanno seguita da anche loro da vicino, noi qualche mese fa abbiamo speso centinaia di migliaia di euro per i lavori di facente dell'asfalto dell'81 e dell'82. Se io invito voi, invito i cittadini a farsi una passeggiata lungo le strade dell'81 e dell'82, asfalto scretolato, buche ad ogni due metri, dossi ovunque, tombini non ricoperti, centinaia di migliaia di euro per uno asfalto che si sta già scretolando. E rispetto a questo noi abbiamo una disattenzione continua dell'amministrazione, di cui questa vicenda dell'Elios è probabilmente uno dei maggiori sintomi. Il sindaco prima va a fare una manifestazione contro se stesso, perché urlava vergogna e non si capiva rispetto. Poi, dopo che la città non può respirare per giorni e notte, si accorge che c'è una discarica all'interno del territorio cittadino. Poi cosa fa un sindaco che riscontra un problema? Agisce il sindaco in base al 2 e la prima autorità sanitaria cittadina. Se ci sono vicende di emergenza e sicurezza ambientale, di concerto col prefetto può prendere provvedimenti. Allora, c'è un sito di stoccaggio che non si capisce bene che cosa faccia. Dei tir che arrivano da tutta la regione perdendo percolato, una puzza insopportabile e probabilmente dannosa in nociva per i cittadini. Un sindaco emana un'ordinanza che sospende l'attività di quel sito di stoccaggio. Poi, un minuto dopo, per citare il nostro sindaco, si fanno le verifiche ambientali, si capisce cosa sta succedendo, si capisce, lo vogliamo sapere anche noi assieme ai cittadini, chi ha dato l'autorizzazione. Perché ci sono delle domande in evase. Quel capannone in quel luogo era preesistente? E se sì, quel capannone, chi era il proprietario? Perché sarebbe surreale se si scoprisse che il proprietario di quel capannone in qualche modo era legato all'amministrazione o quel pezzo di amministrazione che gestiva i rifiuti della nostra città, ad esempio. L'amministrazione ha partecipato alla conferenza dei servizi per capire là cosa si potesse fare o meno. No, tutte domande rispetto alle quali noi non abbiamo risposta. E ora il sindaco scrive a Renzi, a Cantone, credo a breve, diciamo, alla Merkel, all'ONU, perché il sindaco ha questo problema, diciamo che lui è il sindaco solo quando c'è da avere gli onori o da sfruttare quella posizione per ricevere voti e costruire consenso di usare per se stessa giornata. Quindi un sindaco che si assume delle responsabilità. Sulla vicenda di Elio, Stella Banchi, di fronte alla possibilità di esercitare un proprio potere e diritto, di tutelare la propria comunità, il sindaco scrive una lettera a Renzi, volta sua e volta di Renzi, anziché fare una cosa semplicissima che poteva fare con una semplice ordinanza sindacale. Questo è il punto.
E rispetto a tutto ciò, le notizie che apprendiamo ieri dalla stampa, lo dicevano bene Michelangelo, ma anche ieri e Marco, sono per noi elemento di forte preoccupazione. Non è un tema giudiziario se Aliberti, il fratello, la segretaria generale, lo staffista, il consigliere comunale, i membri delle CPA, eccetera, eccetera, saranno colpevoli, lo deciderà la magistratura. Noi però ci occupiamo di politica e dell'amministrazione di questa città. Non è un tema di colpevolezza giudiziaria, è un tema di dove risiedono gli interessi che decidono della vita amministrativa della nostra città. Le scelte della nostra città vengono prese nella sede opportuna, cioè il Consiglio Comunale, o vengono prese da soggetti non deputati a farli in altri luoghi legati a clan motristici? Questa è la domanda. E l'ordinanza del GIP di ieri, purtroppo, e dico purtroppo per la nostra città, risponde a questa domanda e sottolinea come le scelte per la nostra città vengano decise da strutture esterne ai percorsi istituzionali e da strutture di natura mafiosa e camorristica. Questo è il punto rispetto al quale non si può scappare. Poi Aliberti sostiene di non essersi preso nemmeno un caffè e invece si scopre che ci faceva le liste insieme. E poi c'era la Maria offerta il tè con il caffè, insomma, noi non discutevamo cosa gli avesse offerto, insomma, di cosa avessero bevuto, forse lui si era premurato di darci indicazioni di tipo gastronomico. Quell'altro fa l'intervista e dice mi dai un braccio, forse due, diciamo io farei un appello pubblico, insomma, vedrei a non produssi, diciamo, ma abbiate le battute perché il fatto è serissimo, noi ci troviamo di fronte a una vicenda pericolosa. Questo Michelangelo ha ragione, insomma, si sta trascinando la discussione politica su di un fronte completamente distante da quelli che sono gli interessi della città. E concludo con le parole di Marco, c'è un tema grave, gravissimo, anche di serenità istituzionale dei consiglieri comunali, che è il motivo per cui abbiamo chiesto la pensione al prefetto, il motivo per cui valuteremo se partecipare o meno al consiglio del 27. Con chi ci confrontiamo quando siamo in consiglio comunale? Con un sindaco dei consigli comunali o una giunta o con poteri esterni che il sindaco e i consigli comunali e la giunta condizionano? E se la natura di questi poteri esterni è quella descritta sia dal PM che dal GIP, ci sono le condizioni democratiche per esercitare il ruolo che ci hanno affidato i cittadini? Questo è un grande punto interrogativo al quale purtroppo noi pensiamo di avere una risposta. Allora su questo il sindaco dovrebbe trarre le condizioni e dimettersi, cominciando a rasserenare la città. Il sindaco è responsabile del costruire di questa città un clima di odio, di ferocia, di violenza, di personalismi, un clima violento di cui Aliberti è il principale fautore. Aliberti ha distrutto il confronto democratico e inaugurato un clima di violenza profonda nel tessuto istituzionale della nostra città. Dimettendosi potrebbe contribuire a rasserenare un minimo questo clima e a permettere alla nostra città di iniziare una vendita di lunga risalita. Anche perché non vi sarà sfuggito, insomma, anche da quanto è emerso ieri, che non è il Partito Democratico il suo accusatore, quello che lo mette in croce, quello che produce denunce. Il Partito Democratico ha prodotto sempre una denuncia politica di forte preoccupazione sulla legalità e sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Questo lo abbiamo fatto e lo rivendichiamo con forza, ma in quello che si legge ieri davvero il Partito Democratico non c'entra nulla, sono altri i soggetti che lo accusano, sono altri gli scontri che sono emersi, quindi noi ci sottraiamo a quell'accusa di violenza e di ferocia che invece lui spesso ci butta addosso con lo scopo di apparire una sorta di martire che viene messo sulla croce da questa opposizione violenta e feroce, quando in effetti è dentro di sé, nella sua maggioranza, nel sistema che ha diciamo creato per la città di Scafati, che deve trovare il fondamento di tutto ciò che poi sta emergendo in questi giorni. Perdonatemi, no, non è sottolineato giusto in 30 secondi due aspetti. Sta passando il concetto che qualcuno è vittima di questa situazione giudiziaria che si è determinata. Allora le vittime denunciano,
Chi non denuncia è complice. Le vittime denunciano. Se la camorra fa schifo, si deve denunciare. Si deve denunciare. Questo è l'obbligo morale, politico, cittadini, di cittadino, di senso civico e istituzionale. Primo concetto. Secondo concetto, per quanto riguarda la questione stalker, per quanto riguarda la questione secondo la quale un nostro iscritto, un nostro giovane iscritto avrebbe molestato telefonicamente il padre del primo cittadino o la sua famiglia, noi prendiamo una posizione netta dicendo che nessuno dei nostri iscritti si è permesso di fare questo e per tale motivo, essendo stata messa in dubbio la nostra credibilità civica, istituzionale e politica, abbiamo sporto querela in modo che emergano i responsabili di questa vicenda. Siamo stati, riteniamo, calunniati da queste affermazioni e sarà un giudice ad accertare se c'è stata la telefonata, se non c'è stata la telefonata. Chiaramente, se la telefonata non c'è stata come noi immaginiamo, è chiaro che poi qualcuno si deve assumere le responsabilità. Politico, diciamo così, non entro nel merito delle questioni perché condivido tutto quello che è stato detto. Però aggiungerei una piccola valutazione politica rispetto alla situazione attuale in Italia. Siccome negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, c'è stato un repentino cambio di maggioranza che governa questa città, tanto è vero che la maggioranza che governa questa città non è quella che è uscita dalle urne nel 2013. Benedetto 2013 per quanto riguarda il Partito Democratico, che abbiamo segnato un solco, una linea, per fortuna abbiamo tracciato quella linea a terra, invalicabile, linea di moralità, trasparenza e correttezza istituzionale, perché moralmente le elezioni le abbiamo vinte, visto gli esiti. Dicevo, ma è possibile che nella nostra città ci sono comitati che si ergono a difesa dei cittadini che rispetto a una valutazione fatta da un PM e da un GIP che conferma le valutazioni fatte dal PM, un comitato che tutela i cittadini non si pone il problema se restare o meno in questa maggioranza? Che cosa difende? Quali interessi difende questo comitato a difesa dei cittadini? O difende, bravo Michelangelo, o difende gli interessi del primo cittadino e della sua famiglia e dei suoi alcolici,